Sì, no, no, no. Oggi giornata di preghiera e di ricordo, quindi più che dire qualcosa io devo portare rispetto alla mia comunità per tutto quello che ha fatto in questo anno, ai familiari delle vittime, alle vittime, e mi auguro che, ho già detto in altre occasioni, che la giustizia deve fare il suo corso, e chiaramente il mio augurio è quello che la verità venga, quello che è successo il 20 venga fuori. È una tragedia che vittima ormai, che Civita ormai ha impressa nella sua comunità. Sì, nel cuore e nella mente, ormai Civita l'ha metabolizzata come una cosa sua, e devo portare rispetto, ripeto, ai miei cittadini per tutto quello che stanno facendo e continuano a fare per questa comunità. Strettamente forti ai parenti delle vittime, continuiamo a credere che quello che è successo è stata una cosa eccezionale, ma dobbiamo sempre pensare che in ogni caso il futuro dobbiamo ripartire. Quindi da questo messaggio mi auguro che si possa ripartire con serenità. Un anno da una tragedia terribile, 10 persone hanno perso la vita, una giornata davvero indimenticabile, soprattutto per le famiglie che hanno lasciato qui nelle gole del Reganello tantissimi loro affetti familiari. Davvero la celebrazione di distanza di un anno di quel drammatico evento, la presenza delle famiglie è stata un nuovo strazio, perché appunto sul volto delle mamme, dei genitori, dei figli, delle sorelle, appunto dei fratelli che oggi sono qui a ricordare i loro congiunti insieme alla comunità di Civica, a tanti sindaci, alle istituzioni locali, alla Chiesa, si coglie in modo appunto evidente. Io credo che queste iniziative devono fare riflettere, ma soprattutto devono incoraggiare ad andare avanti, in primo luogo stringendosi intorno ai familiari, ma anche intorno ad una comunità come quella di Civita, che ha saputo da quella giornata di lutto, di dolore, ha saputo volgere lo sguardo in avanti, perché appunto una tragedia come quella non cancella il futuro, anzi deve, con sofferenza, deve proiettare ancor più nel futuro.